Ora, per completare le equazioni del modello circuitale, occorre introdurre le equazioni che legano tensioni e correnti, imponendo dei bilanci, come vedremo, dipendono da come i dipoli vengono collegati. Nella scorsa lezione abbiamo introdotto il concetto di bipolo, quindi il mattone di questa costruzione, l'elemento fondamentale. Oggi colleghiamo i bipoli, come abbiamo detto, si può fare esclusivamente ai loro morsetti terminali, per realizzare quello che sarà il nostro circuito elettrico. La rete elettrica è costituita dalla connessione di un certo numero, chiamiamolo L, di bipoli, appunto connessi tra di loro ai morsetti terminali. Una volta collegati questi bipoli, realizzate una rete elettrica se chiudete almeno un percorso chiuso. In questa rete si individuano i nodi, saranno i punti in cui concorrono due o più bipoli, nel nostro caso ce ne sono tre. Nell'esempio che vi sto dando, sulla definizione di nodo ci torneremo perché vedremo che in realtà, tra virgolette, i veri nodi sono quelli in cui concorrono almeno tre dipoli, ma per ora restiamo con questa definizione generale. I nodi sono quindi punti di connessione dei vari bipoli. In generale ne avremo n in una rete, n nodi, l bipoli ed n nodi. Benissimo. Ogni bipolo sarà ovviamente collegato ad una coppia di nodi, banalmente, per definizione di bipolo. Accanto ai nodi c'è un altro concetto importante, un altro ente importante legato alla topologia di questa rete, quindi allo stato di connessione, è la cosiddetta maglia. In una rete abbiamo M maglie. Cos'è una maglia? È un sottoinsieme di bipoli che costituiscono un percorso chiuso. Quindi in questa nostra rete ne potremmo individuare tre. C'è la maglia, chiamiamola M1, costituita dai bipoli 1, 2 e 3, c'è la maglia M2, costituita dai bipoli 3 e 4, ma c'è anche la maglia M3, costituita dai bipoli 1, 2 e 4. Quindi M1, M2, M3, la indico qui, è la maglia esterna. In altre parole, dato un circuito, tutti i possibili percorsi che potete realizzare con sottoinsiemi di questi bipoli li battezziamo maglie. Bene, una volta individuati questi elementi, come si dice, topologici, per poter scrivere le equazioni che la topologia impone alle correnti e alle tensioni, dobbiamo, come del resto anche per scrivere le caratteristiche, introdurre correnti e tensioni per ciascuno dei bipoli. Quindi introduciamo tutte le correnti e tutte le tensioni. Potremmo adottare
un'unica convenzione sui versi, nel qual caso vi basterebbe orientare per esempio tutte le correnti, perché se orientate tutte le correnti e imponete la convenzione normale o quella del generatore per tutti i bipoli, le tensioni saranno automaticamente riferite alle correnti o viceversa. Quindi se adottiamo una convenzione unica per tutti i bipoli, basta dare o tutte le correnti o tutte le tensioni, o se volete tutte le correnti su un certo sottensione di bipolo e tutte le tensioni sull'altro, cioè su ogni bipolo basta indicare una sola delle due. Se invece, come nel mio caso generico, scegliete di orientare, di introdurre convenzioni diverse su bipoli diversi, allora dovete orientare tutte le correnti e tutte le tensioni. Vabbè, questo è un aspetto procedurale che non è fondamentale, ma è bene sottolineare. Allora, la prima legge che andiamo a studiare è la cosiddetta legge di Kirchhoff per le correnti. La legge di Kirchhoff per le correnti, come vedremo, impone un bilancio delle correnti che afferiscono allo stesso nodo. Si formula in maniera molto semplice. Prendete un nodo qualsiasi di una rete, nodo k-esimo di questa rete, andate a vedere tutte le correnti che afferiscono al nodo. Ci sono n nodi, n correnti che afferiscono a questo nodo. Qualcuna col verso entrante, qualcuna col verso uscente. Bene, la condizione che impone questa legge di bilancio è la seguente. Matematicamente la esprimeremo così: la somma di tutte le correnti, somma algebrica di tutte le correnti che afferiscono a questo nodo, deve essere zero. La somma algebrica significa che ciascuno degli addendi deve essere conteggiato col segno opportuno, più o meno. Secondo quale criterio? Quindi la legge di Kirchhoff impone un vincolo, quindi un'equazione che deve legare tutte le correnti che afferiscono a quel nodo k-esimo. L'equazione è molto semplice: la somma di questi addendi è zero. Gli addendi possono avere segno positivo o negativo. Come si determina il segno di questi addendi? Occorre convenzionalmente assegnare un verso positivo al nodo, che può essere verso uscente dal nodo o verso entrante nel nodo. Quindi, se per esempio scelgo come verso positivo per convenzione quello uscente, questa equazione, verso uscente positivo, si scriverà in questo modo: tutte le correnti dei bipoli che afferiscono al nodo, che si chiamano anche lati, tutte le correnti dei lati che sono uscenti verranno conteggiate col segno più, tutte quelle entranti verranno conteggiate col segno meno. Quindi l'equazione si scriverà: meno i con 1 più i con 2, in questo caso meno i con j meno i con n uguale a 0. Qui ovviamente io avrò altri bipoli che non ho indicato.
Bene, applichiamo per esempio questo approccio al nodo A del circuito che abbiamo disegnato. Avremmo I con 1 più I con 2 uguale a 0. Nodo A, le correnti che vi afferiscono sono I1 e I2, il verso uscente è quello positivo, sono entrambe orientate col verso positivo e quindi l'equazione sarebbe I1 più I2 uguale a 0. Cosa accade se cambio scelta dei versi? Per me il verso entrante è quello positivo. Non succede nulla, perché significa che le correnti che prima erano negative adesso sono positive e viceversa. Quindi si tratterebbe di scrivere la stessa equazione di prima con i segni di ciascun addendo invertiti. Questa è una nuova equazione, non è la stessa equazione di prima. Abbiamo moltiplicato per meno 1 entrambi i membri, quindi è esattamente equivalente all'equazione precedente. Quindi quella equazione lì sarebbe meno I1 meno I2 uguale a 0. C'è una terza formulazione di questa legge che potremmo utilizzare. Vediamola per esempio, applichiamo questa equazione al nodo B per mettere in evidenza questa terza formulazione di cui sto per parlarvi. Allora, al nodo B, usando per esempio il verso uscente come verso positivo, avremmo meno I con 2 più I con 3 più I con 4 uguale a 0. La terza formulazione ci mette in evidenza, ma era più esplicita, il concetto di bilancio di correnti, perché sarebbe una formulazione in cui mettete a primo membro tutte le correnti entranti nel nodo e al secondo membro tutte le correnti uscenti. Quindi la legge di Kirchhoff per le correnti cosa ci sta dicendo? Ci dà un bilancio. Ci dice sostanzialmente che la somma di tutte le correnti entranti nel nodo deve essere uguale alla somma di tutte le correnti uscenti. Bilancio in perfetta parità. Quindi potete formulare l'equazione al nodo in tre modi diversi, ovviamente sono esattamente equivalenti. Bene, completiamo l'analisi del circuito che abbiamo disegnato applicando l'equazione, la legge di Kirchhoff anche al terzo nodo, al nodo C. Nel terzo nodo, per esempio, prendendo come positive le correnti entranti, avremmo I3 più I4 meno I1 è uguale a 0. E queste sono le n equazioni che ci fornisce l'applicazione della legge di Kirchhoff a tutti i nodi. La legge di Kirchhoff alle correnti a tutti i nodi della rete, in questo caso ne sono tre. Bene, poi torneremo su questa equazione. Quindi, applicando sistematicamente questa legge, scrivete tante equazioni quanti sono i nodi. La legge di Kirchhoff per le tensioni, invece, si applica non ai nodi, ma alle maglie, quindi ad un percorso chiuso
costituito da un certo numero di bipoli. E allora, se io ho un certo numero di bipoli collegati in modo da chiudere una maglia, cosa accadrà? In ciascun bipolo avrò orientato le tensioni in modo arbitrario, quindi sul bipolo 1, 2, bipolo gesimo, l'ennesimo e così via. Le n tensioni degli n bipoli che costituiscono la maglia non possono essere tra di loro indipendenti, ma devono soddisfare un vincolo che è appunto dato dall'equazione conseguenza della legge di Kirchhoff per le tensioni, che si esprime anche in questo caso formalmente in modo semplice nel modo seguente: la somma algebrica di tutte le tensioni dei bipoli che costituiscono la maglia deve essere 0. Quindi esattamente come prima, scusatemi, abbiamo chiamato J l'indice, quindi tutti i bipoli per J che va da 1 a N, dove N non è il numero di bipoli della rete ma è il numero di bipoli della maglia, devono essere tra di loro vincolate da questa equazione. Questa equazione fornisce una somma di addendi il cui segno va determinato secondo un criterio. Quale criterio? Dobbiamo in questo caso scegliere un verso di percorrenza per la maglia, cioè dobbiamo materialmente percorrere questa maglia, e lo possiamo fare ovviamente o in verso orario o in verso antiorario. Supponete di scegliere ad esempio il verso orario come verso positivo di percorrenza. La regola da applicare è molto semplice: tutte le tensioni che si troveranno concordi con questo verso saranno conteggiate col segno più, altrimenti se saranno discordi le conteggeremo col segno meno. Quindi nell'esempio specifico ci troveremmo V1 meno V2, poi altri addendi, più Vj meno Vn uguale a 0. Quindi anche in questo caso una regola molto semplice da applicare. Tuttavia, stiamo attenti che gran parte degli errori di segno vengono da un'applicazione errata di queste equazioni. Queste equazioni sono molto semplici e, come spesso accade, nei passaggi più semplici si annidano gli errori. Quindi non sottovalutiamo questa che può sembrare una regoletta molto semplice, ma spesso c'è un calo di attenzione proprio perché la riteniamo tale. Allora, quante equazioni scriviamo applicando la Kirchhoff alle tensioni? Beh, ne scriviamo tante quante sono le maglie. Quindi, se individuiamo m maglie nel nostro circuito, scriviamo m equazioni. Bene, scriviamo l'equazione alla maglia M1, nella maglia M1 scegliamo ad esempio il verso di circolazione orario, quindi scrivere V1 ce la ritroviamo concorde, V2 ce la ritroviamo concorde, V3 sarà invece discorde. Quindi l'equazione sarà V1 più V2 meno V3 uguale a 0. Passiamo a M2, scegliamo anche qui il verso orario per circolare in questa maglia. Col verso orario ci ritroveremmo sia V3 che V4 concordi e quindi l'equazione sarebbe V3 più V4 uguale a 0. Bene.
M3 la maglia finale, quella esterna. Su M3 circoliamo ad esempio in verso antiorario, tanto per cambiare un po', ci ritroveremmo in verso antiorario la V1 discorde, la V2 discorde e la V4 discorde, tutte e tre discorde. Quindi, meno V1, meno V2, meno V4 uguale a 0. E quindi abbiamo scritto N equazioni ai nodi, M equazioni alle maglie. Le incognite quante sono? Le incognite sono il doppio del numero dei bipoli, perché se avete le bipoli avete una coppia corrente tensione per ciascun bipolo, quindi avete 2L incognite. L bipoli, 2N incognite. Nella lezione precedente abbiamo detto che ogni bipolo si porta in dote una equazione, che è la caratteristica. Quindi se avete L bipoli avete già L equazioni a disposizione, che sono le L caratteristiche. Per risolvere un problema con 2L incognite dovete scrivere 2L equazioni indipendenti. La metà ce le forniscono le caratteristiche e, come vedremo, l'altra metà ce le dovranno fornire queste equazioni. Prima di tornare su questo punto, vorrei stressare il fatto che noi abbiamo scritto le equazioni di Kirchhoff senza conoscere chi sono i bipoli collegati in questa rete. Vedete? Io ho disegnato delle scatolette 1, 2, 3, 4, potrebbero essere resistori, generatori, non lo sappiamo. E non serve saperlo, perché le leggi di Kirchhoff ci danno dei vincoli che sono legati non a chi sono i bipoli, alla loro natura, ma a come li abbiamo collegati. Cioè sono, come vi dicevo prima, vincoli topologici. Quindi, se io avessi nella posizione 1 e 2 due resistori, o un generatore o un resistore, avendo orientato le correnti così, l'equazione per le correnti 1 e 2 sarà sempre quella che abbiamo scritto qui, indipendentemente da chi è 1 e da chi è 2. Ovviamente vale il duale per le caratteristiche. Se io dico che 1 è un resistore, allora il legame V1-R1 sarà sempre V1-I1, sarà sempre V1 uguale R1-I1, indipendentemente dal fatto che si trovi in questa rete o in un'altra rete. In altre parole, la natura dei componenti è imposta dalle caratteristiche e non cambia se cambia il modo di collegarli tra di loro. I vincoli sulle correnti e sulle tensioni che provengono dall'equazione di Kirchhoff invece non dipendono dalla natura dei componenti, ma dal modo con cui sono stati collegati. E quindi posso scrivere queste equazioni anche in un circuito come questo, in cui io non so nulla della natura di 1, 2, 3, 4. Ok? Quindi, come si dice, sono equazioni topologiche. Benissimo. L'altro aspetto molto importante che iniziamo a vedere qui, che poi vedremo più diffusamente la prossima lezione quando introdurremo il concetto di grafo, lo schema di un circuito elettrico non ha alcun valore dal punto di vista geometrico, fisico, ma tutto quello che ci dà è solo informazione di connettività. In altre parole,
Se io disegno questo, o disegno questo, o disegno questo. Ho disegnato lo stesso circuito. Quello che ci dice uno schema elettrico non è se il bipolo 1 è disposto a sinistra del bipolo 2. Non è se la distanza che c'è tra 1 e 2 è uguale a quella che c'è tra 2 e 3. Informazioni geometriche non vengono fornite con lo schema elettrico. Lo schema elettrico ci dice che il bipolo 1 è collegato ai suoi morsetti, tramite i suoi morsetti, al nodo A e al nodo B. E al nodo A e al nodo B sono collegati anche 2 e 3. Fine delle informazioni. Quindi, se io mi riguardo queste tre configurazioni grafiche, molto diverse da loro, termini grafici, mi accorgo immediatamente che dal punto di vista delle connessioni sono esattamente la stessa cosa. 1, 2 e 3 sono tutte e tre collegati alla stessa coppia di morsetti. Quindi stiamo dando la stessa informazione. Dal nostro punto di vista è lo stesso circuito. Quindi lo schema elettrico di un circuito ci fornisce esclusivamente informazioni topologiche. Quando vedremo che ci sarà l'opportunità o la necessità di ridisegnare una rete, perché magari ridisegnandola ci accorgeremo che certe cose sono più semplici da osservare, potremo a piacimento ridisegnare come ci pare questa rete, purché alla fine lo stato delle connessioni tra gli L bipoli e gli N nodi sia esattamente lo stesso. Se le connessioni sono le stesse, se lo stato di connessione è lo stesso, allora le equazioni di Kirchhoff non cambiano. Potete ridisegnarla come volete, ma le equazioni sono quelle. Su questo ci torneremo. Adesso torniamo un attimo al discorso delle equazioni, del numero delle equazioni, perché c'è qualcosa che non va in queste equazioni. Queste sono le equazioni che io scrivo applicando sistematicamente a tutti i nodi, a tutte le maglie, le leggi di Kirchhoff. Il problema è che se faccio così, il numero di equazioni che scrivo è sovrabbondante rispetto a quello che mi serve. Perché? Iniziamo a ragionare sui numeri. Io ho bisogno di 2L equazioni, perché ho 2L incognite. Nello specifico ho 4 bipoli, quindi ho bisogno di 8 equazioni. 4 di queste equazioni me le forniscono le caratteristiche. Quindi le leggi di Kirchhoff mi devono dare in totale 4 equazioni. In realtà nello specifico ne ho scritte 6. Significa che c'è qualche equazione in più. Ora, due sono i casi. O le equazioni che scriviamo in più mettono nuovi vincoli, quindi sono indipendenti, che significa che il problema, come si dice, ipervincolato, potreste non trovare la soluzione in questo caso. Se voi risolvete un problema di, se imponete n più 1 equazioni con n incognite, la soluzione potrebbe non esistere. State imponendo condizioni incompatibili. L'altra possibilità è che le equazioni che stiamo scrivendo sono in realtà, come si dice, linearmente dipendenti, cioè erano già comprese in quelle precedenti e quindi abbiamo scritto equazioni che non portano alla possibilità di non avere soluzione, quindi non sono inconsistenti, ma sono inutili, banalmente.
sono più di quelle che ci servono. Cosa significa lineare indipendenza? Se io scrivessi 2x più y uguale 3, sarebbe un'equazione in due incognite. Ho bisogno di un'altra equazione per avere una soluzione unica a questo problema. E allora scrivo 4x più 2y uguale 6 e metto a sistema due equazioni in due incognite. Ho risolto il problema? Niente affatto. Queste non sono due equazioni in due incognite. Questa è sempre la stessa equazione, perché la seconda è nient'altro che la prima moltiplicata per lo stesso fattore. Quindi questo non è un vero sistema di due equazioni in due incognite. Resta un'equazione in un'incognita. Quindi quando scriviamo un sistema di n equazioni in n incognite, dobbiamo sincerarci che quelle equazioni siano linearmente indipendenti, cioè non siano già contenute nelle altre. Nel nostro caso è così? Non è così. Osservate le equazioni. Le equazioni alle correnti. Provate banalmente a sommare membro a membro l'equazione A con l'equazione B. I 2 meno i 2 vanno via e otteniamo l'equazione C. No, c'è un errore qui. C'è un segno errato in queste equazioni. Allora, i 1 più i 2 è positivo. Sì, ecco, banalmente. Perché sono tutte e tre entranti. Quindi, ripeto, sommando la A e la B ottenete la C, banalmente, perché i 1 e i 2, quindi la C è già contenuta nelle due equazioni A e B. Lo stesso accade qui. Se prendete questa equazione, se prendete per esempio la, combiniamo la, sommiamo la prima con la seconda, otteniamo V1 più V2 più V4 uguale a 0, che è esattamente la stessa equazione della M3. Questo significa che non tutte le equazioni che potete scrivere sui nodi sono indipendenti e non tutte le equazioni che potete scrivere sulle maglie sono indipendenti. Ok? Chiudo questa parte e torneremo nella prossima lezione su questo punto e vedremo come si fa ad individuare un set di equazioni linearmente indipendenti per i nodi e per le maglie. Vi enuncio un risultato che è diretta conseguenza della validità delle leggi di Kirchhoff, e cioè se valgono le due leggi di Kirchhoff allora vale anche questo risultato, che per ora vi enuncio solo, e sarebbe il principio di conservazione delle potenze. Allora, se prendete una rete fatta di un certo numero n di L di bipoli, nell'ipotesi in cui
valgono le leggi di Kirchhoff, allora il principio di conservazione delle potenze ci dice che la somma di tutte le potenze assorbite dalla rete, così come la somma di tutte le potenze erogate dalla rete, deve essere sempre zero. Si può dimostrare che nelle stesse, se valgono le leggi di Kirchhoff, allora ci deve essere questo bilancio di potenza. Se avete L bipoli in una rete e andate a sommare tutte le potenze assorbite, la loro somma deve darvi zero, perché e lo stesso vale per tutte le potenze erogate, perché è una legge di bilancio. Banalmente, perché se in una rete ho 10 componenti, la somma delle loro potenze assorbite uguale a zero, cosa mi dice? Che può benissimo essere che 9 componenti stiano assorbendo, ma poi ce ne vuole un decimo, almeno uno, la cui potenza assorbita debba essere negativa. E che significa potenza assorbita negativa? Significa potenza erogata positiva. Non potete avere 10 addendi che assorbono potenza. Almeno uno deve essere, cioè deve essere un segno meno, a meno che non siano tutti zero, ovviamente. Quindi o nessuno assorbe nulla, oppure se ce n'è almeno uno che assorbe, ce ne deve essere almeno uno che eroga. Lo stesso discorso vale per le potenze erogate. Spesso questo principio lo si formula in un altro modo, potete prendere un sottoinsieme di elementi bipoli di cui calcolate la potenza erogata, tipicamente i generatori, un sottoinsieme di bipoli di cui calcolate la potenza assorbita, e questo, la formulazione diventa la somma delle potenze erogate dal sottoinsieme A è uguale alla somma delle potenze assorbite dal sottoinsieme B. Che significa che se in una rete abbiamo 3 generatori e 10 resistori, la somma delle potenze che erogano i 3 generatori deve uguagliare la somma delle potenze che vengono assorbite dai resistori. Ok? Ciò non esclude il fatto che qualcuno di quei generatori possa in realtà anch'esso assorbire, ma su questo poi ci torneremo. Il bilancio si fa sulle somme. Quindi, 3 generatori complessivamente stanno erogando 10 watt, che deve essere esattamente uguale alla potenza che sta assorbendo l'insieme degli altri oggetti, i resistori. Ci fermiamo qui.